Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo video e grazie come sempre di tutto il supporto. Lo sapete già, non sarei in questa posizione che vivo la mia passione senza di voi, quindi grazie. Oggi facciamo un video sul volume allenante ed è uno di quei video che volevo fare da almeno uno o due anni, diciamo. E non l'ho mai fatto perché preferivo, ogni volta stavo aspettando, stavo testando in pratica, stavo provando a capire di più, ma oggi voglio letteralmente fare tutta una discussione sul volume allenante, provarvi a dare letteralmente tutti i consigli che mi vengono in mente. E mi raccomando, quello che mi piacerebbe fare con questo video è tipo, se voi ad esempio siete abbastanza esperti, vi allenate da un po' di tempo, avete la vostra esperienza, scrivete nei commenti se pensate che magari mi sono dimenticato qualcosa, se ci avete qualcosa da aggiungere, proviamo ad aiutarci tutti in generale nei commenti. Così che creiamo una sorta di comunità, così che non ci sta hate, stiamo qua con tutti lo stesso obiettivo che è aiutarci a migliorare. E quindi sì, volume allenante, direi che ormai a questo punto è ben accettato definirlo come il numero di serie portate vicino al cedimento per gruppo muscolare a settimana. Quindi sono le serie difficili che noi facciamo per ogni gruppo muscolare a settimana. Come mai possiamo definirlo in questo modo, dato che ci stavano tante altre definizioni in passato, tipo il tonnellaggio, no? Che era tipo il carico per il numero di ripetizioni, c'è chi ancora utilizza quello. Come mai io mi soffermo e dico che possiamo definirlo in questa maniera? Perché sono usciti numerosi studi che hanno dimostrato che se noi portiamo una serie a cedimento, non importa, e in realtà il risultato di crescita muscolare, se noi utilizziamo un'intensità del 30%, 40% oppure dell'80%, la crescita muscolare è generalmente identica. Questo ci praticamente cosa vuol dire? Che se noi facciamo una serie che sia di 10-15 ripetizioni o di 30 ripetizioni o di 8 ripetizioni, se noi arriviamo a cedimento, lo stimolo di crescita muscolare sarà abbastanza simile per tutte queste serie. Quindi un modo più facile di tutte è che se noi iniziamo a contare il numero di serie, perché non importa l'intensità, la percentuale di intensità, non importa il rep range. Ovviamente importa più in avanti in termini di quando dobbiamo fare delle scelte individuali, alcuni di noi si sentono meglio con ripetizioni più alte, altri di noi con ripetizioni più basse, persino per ogni gruppo muscolare differente. Magari a me noto che il petto mi piace allenarlo tra le 6 e le 12 ripetizioni, magari invece per le braccia preferisco allenarle con ripetizioni più alte. Per quale motivo? Perché ho una risposta migliore del mio corpo, quindi ho magari maggiore pump, magari maggiore DOMS il giorno dopo. Ricordiamoci che i DOMS non sono segno di crescita muscolare, semplicemente ci sta perché c'è un proxy marker che ci può dire che abbiamo effettivamente, siamo andati a colpire il muscolo target che volevamo, però non è un simbolo di crescita muscolare né così tanto di danno muscolare. Infatti possiamo comunque allenarci finché i DOMS non siano, diciamo, distruttivi, che non ci permettono di spingerci. Ma torniamo a noi. Quindi noi possiamo contare il volume come numero di serie difficili per gruppo muscolare a settimana. Generalmente il range che viene consigliato è tra le 10 e le 25 serie per gruppo muscolare a settimana. Questi ovviamente non sono dei numeri stabiliti per tutti, e non è che se fai di meno o di più subito non cresci muscolarmente. È semplicemente per darti un'idea da dove iniziare. Poi è, diciamo, avendo lavorato con tante persone e come tante altre cose che si vedono in natura, probabilmente c'è una distribuzione normale, quindi ci sarà una piccola percentuale tra di noi che risponde meglio al low volume, e quando parliamo di approcci low volume siamo sotto le 10-12 serie per gruppo muscolare a settimana. Ci sarà una piccola percentuale di noi che risponde di più a volumi più alti, che sono i cosiddetti high responders, che quindi in realtà hanno bisogno di fare più volume per crescere meglio, ma la grossa, diciamo, maggior parte di noi sarà tra queste 10-25 serie difficili per gruppo muscolare a settimana. Come le contiamo queste serie? Letteralmente non abbiamo modo per, diciamo, dividere le serie, che ne so, di movimenti composti oppure movimenti macchinari, quindi per lo scopo di semplificazione li contiamo alla stessa maniera. L'importante è che ogni serie che noi andiamo a contare non sono serie di riscaldamento o serie facili, sono serie in cui, che possiamo denominare lavorative, in cui ti spingi veramente al tuo limite. Ora, c'è sempre il dibattito di tipo, ah, io faccio di meno perché è meglio fare di meno ma di qualità rispetto a fare di più, e ovviamente la cosa importante è che tu dovresti fare volume di qualità. Ok, c'è il cosiddetto il concetto di volume spazzatura, che è praticamente fare troppo volume ma senza la giusta intensità e senza la giusta prossimità al cedimento, quindi puoi fare un sacco di serie però non vedere una crescita muscolare. E c'è anche fare troppo o fare troppo poco. Se noi prendiamo la U-curve di Brad Schoenfeld, si vede proprio che ognuno di noi c'ha un punto in cui fai optimal gains, che è questo numero di serie. Se tu fai di meno magari cresci un po' più lentamente, se tu fai di più magari addirittura cresci un po' più lentamente. Quindi è molto importante per noi capire in pratica. Perché dico capire in pratica? Perché dico che ci vorrà tempo? Perché su qualsiasi programma, anche che creo io con i ragazzi che seguo col coaching, o se hai visto e hai già letto la mia guida scientifica, queste cose già le saprai, ma praticamente
ognuno di noi per ogni gruppo muscolare ha un tot di volume da cui riesce a recuperare e a cui riesce a spingere. Come facciamo a sapere se tu recuperi a sufficienza, il volume va bene per te, per quel gruppo muscolare? Stai progredendo? Praticamente tu sui tuoi movimenti principali dovremmo avere e usare come proxy marker la tua performance su ogni esercizio, e finché la tua performance in palestra sale vuol dire che tutto il resto sta andando bene, perché vuol dire che stai recuperando a sufficienza, vuol dire che i parametri di allenamento tra i quali il volume sta è impostato correttamente, vuol dire che la tua dieta è corretta, vuol dire che stai mangiando bene, vuol dire che stai integrando correttamente, che stai dormendo bene. Per quello, se noi usiamo la performance in palestra come il proxy marker di tutto, che vada tutto perfetto, vuol dire che anche col volume, se tu noti ad esempio che stai comunque progredendo, metti che stai facendo 3 serie per esercizio per il petto quando lo alleni, per un totale di magari 12 serie per il petto a settimana, serie intense portate al cedimento, se tu vedi che stai progredendo, prova ad aumentare di una serie, ok? Lo puoi fare direttamente il microciclo dopo, oppure puoi decidere di tenere, diciamo, il volume costante e farlo magari a fine del mesociclo, quindi aspettare 6 settimane prima di aumentare il volume. Io personalmente quello che sto facendo adesso e quello che consiglio alle persone che seguo è: se tu noti che con 12 serie, ad esempio, come abbiamo detto, a settimana per il petto, stai progredendo alla grande, ti senti alla grande e pensi di poter fare di più e hai un buon pump, ma pensi che potresti raggiungere di più, puoi aumentare magari di una serie per esercizio, o dalle 2 alle 3 alle 4 serie, diciamo in quello spazio delle prossime 2-3 settimane. Quindi magari puoi aggiungere 2 serie ogni singola settimana. E se tu, aggiungendo le serie, noti che continui a progredire, c'hai un pump migliore, ti vedi meglio, riesci comunque a spingere intensamente, vuol dire che probabilmente tu riesci a sostenere quel volume. Puoi quindi continuare a spingere su, eccetera, eccetera. E arriverai ad un certo punto, e questo appunto lo puoi fare sull'intero mesociclo, quindi metti che c'è un programma di 6-8 settimane, tu ogni settimana puoi aggiungere un pochino di volume per un gruppo muscolare, vedere se effettivamente riesci a recuperare, e da come lo vedi quello dalla performance in palestra, se effettivamente vedi che riesci a progredire, vuol dire che tu stai ancora recuperando e stai sostenendo e riesci a sostenere quel volume. Quando è che è troppo? Letteralmente vedrai segnali dal tuo corpo in palestra, ma anche fuori. Cosa voglio dire? I sintomi di overtraining è che in palestra le progressioni iniziano a essere più lente. Quando diciamo più lente, non vuol dire che hai avuto una sessione che non sei progredito e quindi vuol dire che va tutto sbagliato, no, perché ricordiamoci che ogni volta che aumenti il volume stai comunque andando ad affaticare un tantino di più il corpo, si deve abituare, e la cosa importante è che tu già dopo la prima, seconda volta, a lungo termine stai avendo una buona progressione. Quindi ci sta che magari un giorno sei un po' più affaticato e non riesci a performare meglio, ma se succede 2, 3, 4 volte di fila, ecco che sai che hai raggiunto il tuo punto dove non stai recuperando da quel volume. Quindi quello è il volume, diciamo il massimo, il tetto del volume, che se tu arrivi a quel punto non riesci più a progredire, e quindi da là praticamente hai trovato il tuo range di volume, che è appunto generalmente tra le 10 e le 25 serie per gruppo muscolare. Però diciamo che ci sono alcuni di noi che possono andare anche di più, e altri invece che ne hanno bisogno di molto meno e che appena vanno a 14 serie non riescono più a performare allo stesso livello. Quindi questo è quello che dico, che ognuno di noi col volume deve provare in pratica. Inoltre, per ogni gruppo muscolare può essere che tu hai bisogno di più o di meno volume, ok? Cioè, abbiamo dei muscoli più piccoli, tipo deltoide laterale, tipo bicipiti o tricipiti, sono più piccoli ad esempio del petto, della schiena o dei glutei, dei quadricipiti, quindi magari per alcuni di questi noti che hai bisogno di meno volume per sentirti bene, per stare al top, per progredire, rispetto ad altri che invece magari, che ne so, c'hai un punto che geneticamente è forte, tipo la tua schiena, e puoi fare tantissimo volume. La cosa anche da capire è che il fatto di poter fare tantissimo volume non vuol dire che tu debba per forza farlo. Ad esempio, io personalmente con la schiena so che posso continuare a performare e a progredire sempre che io faccia 10 serie o che io ne faccia 30 serie a settimana portate a cedimento. Letteralmente continuo a progredire su entrambi i modi, quindi da là è più o meno per me dire: ok, voglio veramente utilizzare tutte le capacità di recupero che ho per andare ad allenare la schiena, o preferisco portare avanti dei, diciamo, muscoli o gruppi muscolari che sono più carenti per me, più deboli, tipo il petto, che ho sempre veramente difficoltà a riempire, ma che stiamo riempendo, o le spalle, che sono più estetiche, o bicipiti o tricipiti. Quindi da lì diciamo che tu il più possibile devi provare in pratica e vedere la risposta del tuo corpo per capire qual è il giusto volume, o comunque il range di volume per te in una certa situazione. Da ricordare anche che letteralmente potrebbe cambiare, perché le tue circostanze della vita potrebbero cambiare. Magari se stai sotto esami, stressato, oppure sei in vacanza,
stai facendo festa ogni sera, stai bevendo ogni sera, le tue capacità di recupero verranno impattate, quindi magari in quella settimana tu in realtà dovresti fare meno volume perché non hai le capacità di recupero sufficienti per andare a recuperare da quel volume allenante. Ma qua stiamo entrando in comunque tante ottimizzazioni che alla fine, diciamo, sono un po' pippe mentali o paranoie. La cosa importante è capire cosa intendiamo per il volume, che è il totale di il numero di serie totali per gruppo muscolare portate al cedimento o vicino al cedimento per gruppo muscolare a settimana, e provare in pratica su diverse programmazioni per capire e vedere se continui a performare o meno. Finché performi bene, finché ogni serie aggiuntiva ti dà un pump maggiore, allora probabilmente per quel gruppo muscolare effettivamente riesci a sostenerlo e puoi fare di più. Sto pensando se ci stanno altre cose che volevo toccare. Probabilmente anche ci sta un limite di quanto volume vogliamo fare a sessione per lo stesso gruppo muscolare. Diciamo che se siamo AFBB Pros e non siamo naturali, probabilmente possiamo fare dei workout da 20-30 serie per un gruppo muscolare nella stessa seduta, ma come sarà la qualità di quelle ultime serie di una seduta solo petto magari rispetto alla qualità se noi andiamo a dividere su due o tre sedute a settimana? Probabilmente dividendo avremo una qualità del volume maggiore, quindi c'è sempre da ricordarsi questa cosa. E infatti più meno ci stava uno studio che dimostrava, o comunque sembrava, che c'è un limite tra le 10 e le 15 serie per gruppo muscolare a seduta. E infatti io in questo momento penso che non vado quasi mai oltre le 8, massimo 10 serie per gruppo muscolare nella stessa seduta, e poi se faccio appunto e ho una frequenza di 2 o 3 volte per quel gruppo muscolare arrivo alle 20 o alle 30 serie. Spero che sia stato più o meno interessante questo video, non so se adesso vediamo un attimino in pratica, ma questo, diciamo, erano tutti i consigli che mi vengono in mente in questo momento. Fatemi sapere la vostra nei commenti.